Ciao a tutti ragazzi, buonasera, benvenuti ancora una volta sul canale di Atleta League per le nostre interviste. Queste sono però interviste un po' speciali, possiamo dirlo, perché sono i tu per tu, le presentazioni dei caster del torneo di Atleta League. Oggi abbiamo uno dei caster di punta forse di questo torneo, di questa edizione, Lucy FPS, che per noi casterà il torneo di COD. Ciao Lucy. Sì. Ciao, buonasera. Allora, intanto Lucy o Giulia, che preferisci? Preferisco Lucy. Lucy mi piace di più. Ormai da quando sono in questo mondo Giulia non esiste più, puoi essere chiamata Lucy, quindi Lucy va benissimo. Va benissimo allora Lucy. E già abbiamo iniziato a mettere qualche punto, quindi per capire poi come si svolgerà il torneo. Ma non sono mai solo in queste interviste, perché dall'altra parte della telecamera, di fronte all'altra telecamera, abbiamo Martina Procaccini. Buonasera, ciao Giulio, ciao Lucy. Ciao. Ben trovata. Come stai? Tutto bene? Allora, ho un problema tecnico, piccolino. Martina ovviamente arriva con problemi tecnici. È chiaro, porto perché... solo problemi perché si è bloccato qui l'audio. Perché ovviamente dobbiamo affrontare come al solito le dinamiche interne a questa giungla misteriosa che è la città metropolitana di Roma, e ovviamente questo inficia molto negli orari delle nostre live. Ma mentre Martina si aggiusta i microfoni e le orecchie, Lucy, nel frattempo, dici un po', come hai recepito? È la prima volta che casterai un torneo o l'hai già fatto? No, torneo è la prima volta, infatti un po' di ansietta, però sì, è la prima volta. In realtà li ho sempre seguiti, anzi li ho anche fatti, appunto giocando, principalmente su Apex. E quindi sì, sarà bello essere dall'altro lato, dall'altra parte, ecco, invece che giocare, guardarlo e commentarlo. È curioso. Ti assicuro che sarà sicuramente un'esperienza curiosa, sicuramente. Al tuo fianco poi avrai un esperto navigato come Simone Akira Trimarchi, quindi magari anche da questo punto di vista un supporto. Ma poi sì, siamo noi, insomma, siamo l'Atleta League, sicuramente sapremo farti essere più al tuo agio possibile, mettiamola così. Sì. Sono ottimista. Va bene, d'accordo. Allora, io intanto passerei la parola a Martina, che in questo contesto mi fa le scarpe in qualche modo, quindi... lascio le redini dell'intervista a lei. Io sono qui a seguire la chat di Twitch. A proposito, fate tutte le domande che volete in chat, noi le leggiamo e Lucy potrà rispondere. Perfetto. Lucy, ciao. Devo dire, sei una delle poche persone che in una video call, videochiamata, sei bellissima. Quindi, insomma, già questo è un record. Ma in realtà i tuoi numeri sento pianissimo, un po' da record. Sento malissimo. Beh, bene, io non ti sento. E quindi dacci un minuto perché risolviamo questo problema tecnico. E, sì. Tu sicuramente mi sentirai. Io oggi ho un po'... Tu mi senti bassa? Ok, allora devo mutare un attimo. Prova a parlare adesso? Sì, mi senti? Adesso la sento. Sì? Ok. Ho mutato un attimo Thomas, perché sennò lo sento doppio l'audio. Va bene. Non so chi è Thomas. Sì, però c'è Giulio. Ah, sì, sono io. Sì. Ah, sì, Thomas, scritto lì. Sì, eccomi, perfetto, adesso ti sento, quindi abbiamo risolto ogni problema, okay, abbiamo capito, perfetto. Che Thomas è Giulio è Thomas, tipo lui è lei, è un lui è una lei di quel famoso film. Vabbè, e insomma, adesso ci siamo, eccoci. Allora Giulia, no, scusami, Lucy, anche uguale. Anche qui abbiamo avuto, no, Lucy è il tuo nome, diciamo, com'è nato Lucy, ce lo vuoi dire tu?
Oddio. Sì, è un po' terribile in realtà la storia, cioè non sono felicissima di raccontarla perché è un po'... però comunque in poche parole era un nickname che utilizzavo su Apex quando ero proprio 2 anni fa ormai. In realtà per intero era Lucciolina, ma era terribile, quindi nel momento in cui mi sono dovuta iscrivere su Twitch ho detto no, non posso mettere questo nome, allora ho detto dai, riduciamolo in Lucy. Ah, ok. Lucy. Vabbè, FPS. Guarda, tu sei giovanissima, FPS. Ma è praticamente della mia generazione, quindi anni 90, praticamente la gente si deve vergognare di Diavoletta 92 su Netflix, esatto. Quindi insomma alla fine... Più o meno. Oh, giuro che non ero io. Stupido, in realtà. Beh. All'origine era un nome stupido. Poi ora si è trasformato in una cosa un po' più... Lucy, però mi piace, molto mi è carino, piace sì, un sacco. Sì, è anche elegante, sì. Poi ti si addice, insomma, alla faccia. Poi i nomi devono adattarsi alla faccia. Comunque, Lucy, quindi 22 anni, sei giovanissima, ma già 25k, come si suol dire, nel 2020, di follower su Twitch, non altrettanti, ma comunque tanti su Instagram. E hai un record, vanti un record... Il Diamond Rank su Apex. Scusami, io penso sono... Le difficoltà di Martina che ormai abbiamo iniziato, imparato a conoscere. Sì, esatto. devi accoglierlo. Grazie, in qualche modo. Ringrazio veramente per mettermi in mezzo. Comunque prego, sì, prego. Vabbè, sono tipo, dai, quelle nonne vecchie che mi sto addentrandomi piano piano nel mondo. No, comunque, quindi sei Diamond Rank e io so che ci finisce. In realtà ora in quest'ultimo periodo anche Master, quindi sono andata ancora più su. Ah, quindi proprio l'upgrade. Anche. E quindi praticamente sì. Nel Diamond Rank ci finisce soltanto il 4% dei classificati, nel Master sei solo te? No, non solo io, però non tantissimi, pochi, diciamo che è il rank più alto insieme all'altro che sono i primi 750 al mondo, poi ci sono io e poi ci sono tutti gli altri. Complimenti, diciamo grandissimo. Il più alto, per veramente un successo enorme. Qual è il tuo segreto? C'è un segreto? Oddio, in realtà l'unica cosa è la costanza. Io ho iniziato a giocare con mouse tastiera in realtà da nemmeno un anno, perché è a giugno, però ogni giorno mi sono messa lì e ho detto devo migliorare, quindi ho provato nuove tecniche, mi sono concentrata su quello che dovevo migliorare, ascoltavo i consigli e pian piano è iniziata la scalata, in poche parole. Scusami, questo. Dove... Quindi costanza. Costanza, la costanza. Su quale hai iniziato? Da giugno? Mouse e tastiera, prima giocavo col pad, sempre su PC. Ok, quindi da lì hai deciso, insomma, c'è questo cambiamento, ti sei messa lì con costanza e alla fine hai raggiunto questi risultati. Ma avresti mai pensato di raggiungere determinati risultati su Twitch? In realtà no, perché io letteralmente ho iniziato durante la quarantena, a marzo, quindi un anno fa praticamente. E ho iniziato così, in realtà ho detto boh, mi prendo una webcam, inizio a streamare qualche FPS, a giocarci e vediamo come va. Cioè ho proprio iniziato dicendo vediamo come va, non avevo assolutamente idea di come potesse andare, anzi massimo mi ero prefissata, oddio magari ci saranno 2 persone che mi guarderanno, per farti capire. E dopo poco, in realtà dopo qualche mese, man mano iniziavano ad esserci sempre più persone, ho detto oddio, ma cosa sta succedendo? E pian piano non sono riuscita a farlo diventare un lavoro vero e proprio a tutti gli effetti. È una soddisfazione grande, perché prima di iniziare a streamare lavoravo, ma anche adesso in realtà lavoro come impiegata in uno studio medico, quindi avevo solo questo lavoretto. Adesso invece con Twitch è il mio lavoro principale e quel lavoretto è un po' il secondo lavoro che voglio fare, esatto, sì, ah, esatto. Ok. Ma quindi non ho capito, sì. Praticamente questi numeri che vediamo su Twitch partono dalla quarantena dell'anno scorso? Cioè tu hai raggiunto quei numeri in meno di un anno? Sì. Ah, ok. Infatti è assurdo. Quindi sì, beh, complimenti, è assurdo, però effettivamente il risultato si vede di qualcosa. Quindi il tuo segreto è la costanza, ma l'idea, ok, è nata durante la quarantena, ma c'è stato qualcos'altro che l'ha ispirata? Tu ovviamente immagino già giocavi, però hai iniziato a streamare con la quarantena. Com'è nata l'idea? Sì.
Ma in realtà mi è sempre piaciuto stare dietro a una telecamera, tra virgolette, perché già ai tempi, anni e anni fa, filmavo altre mie passioni, quindi su YouTube tipo mettevo dei video dove facevo creazioni con il materiale, si chiama Fimo. Poi dopo, più avanti, mi filmavo quando tipo mi truccavo perché è un'altra passione. E quindi sono sempre stata abituata a stare dietro una telecamera, a parlare, anche se poi magari le cose non le pubblicavo e non le vedeva nessuno, però è sempre stata una cosa che mi rendeva confident, mi piaceva. Quindi nel momento in cui ho iniziato a seguire Twitch, verso inizio anno dell'anno scorso, ho visto tutti questi streamer, in realtà non troppe ragazze femmine che giocavano FPS, a titoli FPS, e io lo facevo, ho detto, ma perché no? Cioè, magari manca una figura magari su questo gioco, e dato che a me piace, sono confident a stare dietro una cam, potrei provare. E infatti io mi ricordo proprio dal day one, dal giorno uno, subito mi sono trovata super tranquilla, ero più timida, però comunque abbastanza tranquilla. Sì, sì, sì. Certo, beh, perché poi c'è sempre un po', no, questa consapevolezza, e poi chiamiamolo anche pregiudizio, alcune cose sono soltanto maschili o alcune cose femminili. Noi poi siamo molto attivi, per esempio anche parlando di calcio femminile, insomma diamo molta voce, no, e quindi anche molto spazio a questi che vengono considerati per esempio sport secondari, così come perché chi lo dice che appunto questi giochi definiti first person shooter, mi confermi, FPS, sono, è una categoria di giochi, no? Ok. Perché devono essere più al maschile, no? E quindi tu ti sei cimentata in questi giochi e da subito ti è sempre piaciuto, insomma. Effettivamente poi ci avevi visto lungo che comunque c'era un po', no, un tassello mancante nel puzzle, cioè il fatto che una donna giocasse a questi giochi, e tu l'hai riempito praticamente. Sì, sì, in poche parole sì. Non che non ce ne siano, però sicuramente ci sono più ragazzi che ragazze, ecco. E quindi, okay. Insomma... Ma qual è il tuo preferito, quindi, lo possiamo dire? Principalmente il mio gioco principale è Apex Legends, però mi sto cimentando su Valorant, che è sempre un altro FPS, anche COD, l'ho sempre giocato sin da piccola e a me piace, mi piacciono tutti gli FPS in generale, ma principalmente questi tre sono quelli che seguo un po' di più. Ma questa passione ti è stata anche tramandata? Sì, in realtà sì, perché... Già da piccola mio padre e mio fratello, 2 anni più grande di me, erano appassionatissimi a videogiochi, quindi abbiamo iniziato con la PlayStation 2 e pian piano la 3, la 4, e ho sempre visto mio padre e mio fratello giocare, e a volte giocavo anch'io. Mi ricordo ancora i tempi quando giocavo a COD Zombie insieme a mio fratello, ci passavo le serate, e quindi sì, diciamo che sono sempre cresciuta in questo ambiente di videogiochi. Posso approfittare interrompendo per un secondo l'intervista, a quali giochi giocavi con tuo padre? Adesso mi è venuta una curiosità infinita, a parte Zombie. Allora, diciamo che guardavo, perché più che giocarli li guardavo da mio padre. Mio padre ha giocato veramente qualsiasi gioco, da partire da God of War a Far Cry, Red Dead Redemption, Fallout, tutti, letteralmente Principe di Persia, tutti. Li ha giocati tutti e io li ho sempre seguiti al di fuori, perché non mi ci faceva giocare, perché era il suo gioco. Però è capitato che appunto poi mi cimentassi poi anch'io, non proprio su quei giochi, ma appunto magari su uno zombie dove si giocava in due, per dire. Quindi, insomma, però ho seguito dall'esterno, insomma, questi giochi, ecco. Allora, li conosco. Allora ti faccio un'altra domanda: non ti faceva giocare perché eri un po' una pippa o perché eri la figlia femmina che forse non doveva giocare a... No, in realtà l'unico motivo era perché lui aveva magari la sua storia in corso, lui era super... chiaro. Sì, e quindi magari non mi diceva giocaci, capito? Magari quando un gioco invece mi piaceva e volevo giocarlo, era il primo a dirmi giocaci, però sai, ognuno aveva i suoi orari, lui quando doveva giocare lui giocava lui, quando c'era mio fratello giocava mio fratello. Quelle volte in cui non facevo altro io, avevo voglia di giocare alla PlayStation, mi ci mettevo anch'io, però diciamo mi piaceva guardare, stavo lì come una lurker, ferma a guardare, ma mi piaceva, era bello seguire le storie così.
Quindi, beh, per quindi questo, proprio ti sei appassionata sin da piccola, insomma. Oh, ho una domanda anch'io, una curiosità. Chi era più forte tra te e tuo fratello? Perché io la domanda inizialmente, se ti sei ispirato, se te l'ha trasmessa qualcuno, l'ho fatta perché di solito sono proprio i fratelli più grandi che le trasmettono. Io ci ho giocato poco, ma quel poco è perché ci giocavo con mio fratello. E invece te addirittura anche tuo padre. Però adesso mi viene una curiosità. Chi era più forte tra te, femmina più piccola, e tuo fratello maschio più grande? No, a questo ai punto tempi, la storia ha parlato. In realtà ai tempi io giocavo veramente, cioè giocavo poco, quindi lui giocava di più, era logico che era più forte lui. Adesso tutta un'altra storia. Adesso io, sì. Certo. Ma forse perché ci dedico più tempo, ormai ogni giorno da un anno a questa parte mi faccio 3 o 4 ore di gioco. Non sono tante in realtà, però comunque 3 o 4 ore ogni giorno, ma anche più di 4 sono tante. Ecco, lui scommette non ci mette più adesso a giocare contro di te. Ma un po' sì, in realtà un po' sì, però boh, non è molto portato per questo tipo di giochi, gli piacciono più altre cose probabilmente. Giocava a Minecraft, a giochi diversi. Ecco, non FPS, a me piace l'adrenalina, sparare. Ah, ok. Ma ecco, noi abbiamo dedicato una volta il talk show del giovedì proprio agli sport, quindi diciamo anche a un discorso di allenamento su come costruire un team competitivo, quindi anche a livello psicologico, per esempio, cioè adesso gli psicologi sportivi diventano anche psicologi sportivi, anche se poi lo psicologo che abbiamo avuto come ospite mi ha redarguito perché ha detto non mi piace essere definito come tale, giustamente, però comunque si occupano anche di quell'aspetto e-sportivo. Secondo te è importante il ruolo di uno psicologo e-sportivo, questo termine che conio seppur sbagliato, e secondo te ha un ruolo importante? È giusto avere comunque una guida da quel punto di vista, anche per capire quanto tempo dedicare al gioco, eccetera? Ma secondo me sì, cioè arriva nel momento in cui arrivi comunque a livelli di competizione alta, hai bisogno comunque di una valvola di sfogo, comunque di qualcuno che ti dia un attimo delle linee guida, secondo me. Quindi sì, senza ombra di dubbio, assolutamente. È lui che ti deve magari mettere la mentalità giusta, positiva, non esagerare, ma stare comunque sempre focus. Secondo me sì, è indispensabile a quei livelli, ecco, ovviamente si parla di livelli un po' alti quando si parla di questa cosa, sì, senza ombra di dubbio. Secondo me è molto utile, se no il tuo cervello dopo un po' crolla. Certo, e quali sono quindi gli elementi, secondo te, del successo di un team competitivo? Beh, secondo me la prima cosa è la coesione, bisogna essere uniti e giocare, poi dipende ovviamente dal gioco, da quello che è, però in linea di massima se è un gioco di squadra bisogna essere uniti e bisogna essere coesi e avere lo stesso spirito tutti, quindi bisogna essere positivi e pensare ce la possiamo fare. Okay. Poi l'allenamento, la costanza sono cose ovvie, fra virgolette, però c'è bisogno comunque che tutti si trovano comunque in... tranquilli tra di loro, ecco. Ok. Ci si capisca, ecco. Se dovessi dare un consiglio a chi vuole diventare uno streamer, cosa consiglieresti? Allora, per iniziare, secondo me, diciamo che fare lo streamer non è semplice come sembra, perché non basta accendere una cam, mettersi a giocare o parlare. Ci vuole ben altro. Un consiglio che posso dare sicuramente è quello di interagire con la chat, quindi parlare, comunicare e comunque parlare soprattutto di sé. Lo spettatore non vuole vedere solo e unicamente, per quanto riguarda me, una gamer che gioca, ce ne sono tante altre. Devi fare la differenza parlando anche di te stessa, di quello che sei tu. Gli spettatori vogliono conoscere anche la streamer al di fuori dello stream. Quindi, per dire, a me cosa capita? Quando sono in live gioco, nel frattempo parlo di tutto quello che mi succede nella mia vita. E ormai è come avere tanti amici intorno a me, perché si parla veramente di qualsiasi cosa, sanno tantissime cose di me, quindi renderli partecipi di tutto. È così che questo, poi si crea la community, no? Esatto. Rimanere freddi nei confronti dei propri spettatori, quindi rimanere solo sulla figura del gamer, appunto, può funzionare dal momento in cui sei fortissimo in un gioco e non c'è nient'altro che deve parlare per te.
nel momento in cui sei un gamer normale, comunque ti piace streamare, vuoi iniziare a streamare così, devi avere quel qualcosa in più nel parlare con la chat, comunicare, essere spontanei e soprattutto portare ciò che ti piace. Mi è capitato di vedere tantissime persone che portavano qualcosa che non le appassionava, o comunque stavano in silenzio, sembravano morti. Bisogna essere pimpanti, cioè io ogni volta vado live alle 10 di mattina, sono piena di energia e tutti mi dicono sempre: ma come fai tu di prima mattina, vorrei avere la tua energia. Bisogna trasmettere energia positiva, essere svegli, non bisogna far addormentare lo spettatore sulla sedia, insomma, quindi sempre interattivi, sempre pronti a tirare sull'attenzione, ecco. Certo. Questo secondo me. Vabbè, insomma, per la mia piccola esperienza che ho avuto. Allora intervengo un attimo perché la chat, a proposito di quello che sta dicendo Lucy, la chat di Twitch sta impazzendo e sta invocando l'1v1 con fratello FPS. Quindi questa cosa considerala già organizzata in qualche modo. Chiama tuo fratello, facciamo lotta in modo famiglia. Una cosa in famiglia, sì, assolutamente, senza troppo, vabbè, la vincerei senza, troppo senza troppo agonismo, mi raccomando, non gli far fare. No, ma è anche perché hai sentito che ha detto la vincerebbe sicuramente lei, quindi non c'è proprio. Sì, sì, sì. Chiaramente va a finire poi come abbiamo fatto con Federico Marconi settimana scorsa, che ha preso le pizze un po' dappertutto. Senti, però invece rispetto a proprio quello che stavi dicendo riguardo le streamer e ragazze anche che giocano, c'è un dato che abbiamo tirato fuori, insomma un dato che ha tirato fuori in realtà Idea, che dice che il 44% più o meno dei giocatori italiani, dei ragazzi che giocano ai videogiochi, sono donne. Ma questo è un dato che però poi non si riflette molto nel contesto competitivo, no? Poi non ci sono tantissime player nei team competitivi in Italia, ma anche poi in Europa. Okay. E ti butto subito là questa domandina facile, 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 no? Secondo te perché? Oddio, in realtà non lo so bene, cioè nel senso non so se è dato dalla mentalità o comunque dai pregiudizi che si hanno, che nel mondo solo gli uomini sono forti e magari la donna no, non so in realtà se è per questo. Probabilmente secondo me ci sono meno ragazze che giocano perché in questa società bene o male abbiamo le donne molto così, hanno altre passioni, invece è più l'uomo che gioca, quindi forse per questo i team competitivi sono formati più da uomini e le donne un po' meno, perché c'è meno interesse nei confronti di questo dei videogiochi, ecco. Però non saprei proprio dire il vero motivo per cui ce ne sono così poche, onestamente non saprei. Beh, sai, perché in realtà se non ci fosse interesse non ci sarebbe neanche una percentuale così elevata in realtà di gamer. Quello è vero, effettivamente, sì. Infatti per questo dico non saprei in realtà il motivo. Non so. Bisognerebbe approfondire questo aspetto. Sì, potremmo approfondirlo. In effetti noi l'avremmo anche fatto più o meno. Sì. Io non ti sento più. Allora, aspetta un attimo Lucy, perché io ti sento malissimo. Adesso io la sento. Chiediamo un attimo alla regia. Mi se senti? Ci sono difficoltà. È Discord. No, Lucy, prova a parlare. Male. Mi sentite a me? Ah, ora sì, ok, sei tornata. No, c'è stata una laggata bruttissima. Sì, perfetto. Ci sono? Sì, 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 noi ti sentiamo, tu? Sì, sì, io sento. Ok, e invece sempre in merito un po' alla questione poi di genere, no? Vedi, tu sei anche poi una bellissima ragazza, ecco, a me incuriosisce se secondo te in quello che fai è stato un vantaggio o uno svantaggio, no? Anche il metterci la faccia, che non è nel senso figurato ma nel senso letterale, cioè mettere la tua bella faccia, no? Ok. Che non sempre è un vantaggio. Esatto. In realtà ci sono le due facce della medaglia, secondo me, nel senso che da una parte sicuramente può attirare di più, fra virgolette, però non basta quello, nel senso che purtroppo, dato che mi è capitato in questa società, bisogna dimostrare che
non si è solo, diciamo, c'è il pregiudizio che se una ragazza è bella è seguita solo per quello, è, piace solo per quello, solo perché è bella, non ha contenuti e molto altro. In realtà proprio per questo quindi bisogna dimostrare sempre che non c'è solo questo, che bisogna andare al, che bisogna passare, diciamo, al di là delle cose. E quindi da una parte sì, c'è comunque il vantaggio, non che io l'abbia mai sfruttato, perché io ho semplicemente acceso la mia cam, poi quella che sono sono, a prescindere da tutto. Però dall'altra parte spesso vieni criticata per questo, sei solo bella, non hai contenuti, non guardando magari tutto il resto, l'intrattenimento che porti, il gameplay che porti e tutto. E io voglio dimostrare che oltre all'estetica, che può piacere, non può piacere, quel che è, insomma, c'è molto altro, io voglio far vedere altro. Non mi voglio limitare. Oltre al fatto che tu sei cintura nera di mascara, di eyeliner, ho saputo questo segreto. A parte questo, cioè, oltre al, appunto, scherzi a parte, insomma, all'amore per il make-up, quindi ad aspetti proprio più, come dire, legati ad aspetti legati all'aspetto, voglio fare questo gioco di parole. All'estetica, sì, sì, però. Grande, grazie. All'estetica. C'è, insomma, anche una competenza, una capacità, insomma, un guizzo, ecco, diciamo così. Sì. C'è chi fa i complimenti in chat, Jacko Craft proclama l'eyeliner migliore di Twitch Italia. Però, ecco, a proposito, Lucy, ma secondo te può essere in parte, ovviamente, anche Twitch, l'ambiente Twitch, un po' a alimentare questi pregiudizi di cui hai parlato? Dici per altri streamer, altre streamer, cose così, Beh sì, altre streamer, altri canali, quelle situazioni, okay, sempre un po' borderline alle policy della community, che puntano sicuramente verso un obiettivo. Purtroppo ci sono anche, appunto, persone dall'altra parte che invece puntano solo su quello, nel senso che o si mettono mezze nude, senza contenuti, senza parlare di nulla. Sì, questo contribuisce, quindi dopo nasce il pregiudizio che la donna è lì solo per farsi vedere, cosa non vera. E può essere che, però, dal momento in cui Twitch lo permette, a prescindere, secondo me, nessuno dovrebbe criticare, nel senso, io penso che ognuno possa fare quello che vuole, letteralmente, dal momento in cui rispetti le regole di Twitch. Se poi ci sono quelli che insultano nelle chat e tutto, purtroppo o li educhi o niente, li ignori, cosa che io in primis faccio, onestamente. Ma quindi, sai, dalla popolarità derivano poi anche gli haters, cioè arriva odio, amore. Esatto. Sì, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Qua. Sì, bravo. Qua citiamo tutte queste belle frasi. Comunque sì, però effettivamente c'è anche da dire che c'è chi se ne approfitta. Cioè, voglio dire, ci sono delle live al femminile in cui ci sono queste ragazze che fanno pressoché nulla, ma esatto, stanno mezze nude. Che lì arriviamo all'hot, cioè, nel senso, lì poi dopo ci addentriamo anche un po' nel discorso della donna oggetto, siamo nel 2020, insomma, alla fine c'è un'etica e una morale che credo ognuno, no? Anche perché Twitch comunque è una piattaforma dove ognuno può avere un canale, e questo rappresenta magari una rivoluzione e un'opportunità. Questo è una involuzione, così. Cioè, se una si spoglia su Twitch, d'accordo. Tu che ne pensi? Soprattutto in questo periodo che si mettono in piscina, per dire, letteralmente con due stracci addosso. Io non lo farei mai, personalmente, non sono la tipa e non approvo queste cose, cioè, nel senso che non mi piacciono. Però dal momento in cui non si sa come Twitch lo permette, e loro, tra virgolette, fanno bene a farlo, cioè, nel senso, se glielo permette, fanno soldi e tutto, loro stanno facendo semplicemente il loro lavoro, perché questo è, e quindi sono furbe loro, tra virgolette, la penso così, nel senso. Certo, se hai l'indole, però, chiaramente, perché, insomma, chiamarlo lavoro è anche un po' ingeneroso. Io non lo farei mai. No, certo. Io non lo farei mai, ripeto, non sono d'accordo, però dal momento in cui è Twitch stesso a permetterlo, allora non dico nulla, cioè, brave loro, nel senso, io non, ripeto, non lo farei. Perché poi, scusate, sempre se mi intrometto, il discorso sta sempre lì, e se per loro è un lavoro vuol dire che qualcuno
le retribuisce direttamente o indirettamente per quel lavoro. Sì, esatto. O quantomeno qualcuno te le apprezza, insomma, nel senso, esatto, perché insomma, sì, apprezzarle per l'aspetto fisico è facile, poi dopo apprezzale anche dall'altro punto di vista. Comunque mi fa ridere alcuni commenti che se un po' più su c'era qualcuno che diceva: io per 5K spal, per 5K al giorno mi prendo 5 piscine e 7 gonfiabili. Vabbè, diversi gonfiabili, però, cioè deve essere una banana. Ma nudo o nuda? Cioè, che non so se spalla è maschio o femmina, però insomma, nudo o nuda, attenzione ragazzi. Io sono pronto a scommettere che sia maschio, però attendiamo sì, in chat. Sì, pure io, anche secondo me. Quindi sì, ecco, poi c'è chi dice: ma il coraggio di fare quel tipo di live, insomma, sì, più che coraggio, ecco, forse è proprio un'indole e ci si deve un po' nascere, insomma, così per sì, oppure adattarti alle situazioni, insomma, quello che dicevamo, se poi Twitch lo permette e tu hai la faccia un po' tolla, anche di argilla, di bronzo, ce ne stanno vari di materiali poco muff 97, no, se muff. Mi paghi la faccio stasera, muff, ok, sono se ti paga chi esattamente? Ha taggato TFI Mike, comunque, okay, sta prendendo una piega. Cose tra di loro. Riportiamo la serietà, allora io mi domando, no? Hai detto una cosa, Lucy, se Twitch lo permette, era un po' polemica? Cioè, nel senso, dovrebbero cambiare dei termini, secondo te? Per non permetterlo. Secondo me è un po' too much, onestamente, entrare su Twitch. Io entro su Twitch al mattino e vedo tutte nude in costume. Per me è un po' too much, nel senso, non penso sia, a parer mio, nel mio piccolo, la piattaforma giusta per mettersi in costume a far vedere le chiappe. E non è siccome la piattaforma giusta. Twitch nasce per interagire con la chat, persone che parlano, chiacchierano. C'è la categoria just chatting, c'è la categoria gaming, c'è la categoria musica, non c'è la categoria sto in piscina mezza nuda. secondo me no, non dovrebbe permetterlo, però poi ripeto, cioè io sono d'accordo con Sniper 17 TV, dice ci sono altri siti per fare queste cose, esatto, giusto, perché esatto. Uno non è che vuole fare il bigotto, però ce ne stanno altri. E però volevo leggere il commento precedente, perché io da qui non ho la gestione. Beh, se la gente è disposta a spendere 1000 euro per un telefono di una determinata marca, chi è che sbaglia? Cioè, che vuol dire che uno fa una richiesta, cioè a queste ragazze regalano delle cose, ho capito bene, magari regalano il telefono, chi vende, no, chi più compra. Che altro gli regalano sub, gli lanciano soldi addosso, in poche parole, per magari avere il nome scritto qua, cioè capito, il nome del donatore, che è niente più niente quindi, meno del, cui... della banconota nel della mutanda, nel perizoma della mutanda, tipo no, era proprio quello il gesto. Sì, ok, no, ok, beh, no, ma mo me la broccate. No, scherzo. I cacini ricomponiamo, dai, riprendiamo la nostra consueta professionalità. No, infatti. Ok, no, quindi ecco, no, però mi domandavo, secondo te Twitch dovrebbe mettere delle regole, imporre delle regole per evitarlo? Sì, secondo me sì, assolutamente. Ma Muff97 dice hanno bannato persone per molto meno. No, bannata da Twitch, ho capito bene, Giulio? Sì, bannati quindi, da Twitch. Scusa, allora le bannano, là ci sono delle sì, regole. Ma, perché, alcune ecco, sì, quando queste linee guida un po' borderline, in cui sì, paradossalmente, esatto, vai proprio al limite. Quindi Twitch ti dice che non puoi mostrare, per esempio, parti del corpo come il seno o linguine, eccetera, eccetera, a meno che tu non sia in un contesto che in qualche modo lo preveda. Quindi la piscina. Di qua i gonfiabili. Di qua la piscinetta gonfiabile, quella dei ragazzini con vita di acqua e la gente a mollo dentro. Okay. E poi ci stanno 4-5 ore in mollo dentro quelle piscine. Io non ma infatti io mi chiedo, ma fine fanno le piedi dopo tutte so come... Certo. Si palmate dopo. Sì?
si piombano. Ok. Comunque qua mi interessa perché stiamo parlando proprio di economia. Se c'è l'offerta vuol dire che c'è anche la domanda. Questa è proprio la famosa... Ma questo sì, esatto. Cioè, qua parliamo di economia applicata comunque. Microeconomia spicciola. Se esatto, mi chiedi, io ti vendo. Sembrano delle scene comiche, io sono d'accordo. Ma Sniper mi trova super d'accordo con lui, perché è la terza volta che lo dico che sono d'accordo con Sniper. Quindi sì, è vero, sembrano scene comiche. Se pensi a una che si infila in una gonfiabile e dice che è la piscina, va bene. Ma infatti è un contenuto di intrattenimento, Martina, no? È un contenuto comico. Di entertainment. Una sorta okay. di high sitcom. Entertainment. Esatto. Ok. Vabbè, poi praticamente però vorrei capire anche la community che si costruisce intorno a questo. Tu avrai una community, poi lì ce ne saranno altre, non so come, cioè comunque, no? Si portano dietro anche una scia diversa. Beh, ognuno immagino costruisca un po' il proprio pubblico. Sì, sì, sì. Che poi ora è diventato un vero e proprio format, ma chissà la prima che si è inventata sta roba. È un genio. Un genio. È una cosa vista poi, alla fine. Sì, sì, però... È il mestiere più antico del mondo. No, mo non esageriamo, però è quel genio, capito, che... All'italiana proprio, possiamo dire all'italiana. All'italiana, cioè, fatto una storia tutta trovata... italiana, tipo il boom economico degli anni 60. La gente. Vabbè, io sono un po' la polemica, dai. No, giusto. Chiaramente questo è... No, invece io apprezzo le ragazze come Giulia che, vedi, trovano e costruiscono una community e hanno appunto un'intuizione e comunque poi si dedicano ad un lavoro, ad un impegno, no? Ad un allenamento e quindi comunque così si può ritenere anche un lavoro. Ecco, per te invece tu sarai molto importante, no? Come ci dicevi prima, per la tua community, perché poi si instaura questo rapporto in cui tu ti racconti. Per te quanto è importante? La community? Sì. Per me tanto, anche perché anche al di fuori della live io moltissimi li sento anche al di fuori della live su Discord, oppure abbiamo il nostro canale Telegram, quindi per me tanto, sono diventati letteralmente i miei amici proprio. Ah, anche poi addirittura l'avevi sentito anche al di fuori? Sì, non con tutti ovviamente, però molti che ci sono da tanto sono diventati anche amici anche in real, cioè ci siamo visti dal vivo, in gruppo, cioè siamo diventati letteralmente amici e quindi per me è tantissimo, è diciamo la mia valvola di sfogo andare in live per me, cioè proprio io mi sento me stessa, è quello che mi piace fare e conosco tantissime persone, poi ovvio ci sono quelli nuovi che conosco meno, quindi sono solo degli utenti in chat, però invece poi ci sono altri che sono veramente amici. Beh, sai, anche perché importanti. Poi immagino che appunto su una community di 25.000-25k sì, certo. Ci sarà poi uno zoccolo duro, no? Come si suole dire, insomma. Non penso che insomma hai instaurato un rapporto... No, con tutti no. Esatto, no, qua qualcuno commenta, dice noi bimbi di Lucy siamo tranquilli, al massimo possiamo fare i mattoni Lego, può essere... Eh no, ma che Lego? Di fango? Con fango? Lottiamo. Di fango? All'antica? Esatto. Grande Daniele, certo. Quindi addirittura la community, ma anche su Instagram, quindi possiamo trovare la pagina I bimbi o le bimbe di Lucy? No, non ancora. Non ancora, ma secondo me ci siamo molto vicini. La sto aprendo in questo momento, Lucy. La apre il nostro direttore. È libero su Instagram. Apro. È libero. A questo proposito direi che a questo punto forse. Tutti i bimbi di Lucy romani che non hanno mai avuto occasione di incontrarla dal vivo, quando verrà qui a Castare potete venire in redazione a fare la fila. Sono non già vi diremo d'accordo, sono già d'accordo, ha detto, quindi questa è la notizia inedita. Si sono già messi d'accordo. Fuori saremo, troveremo la community di Lucy, bimbi di Lucy, unitevi. Va bene, noi mettiamo il banchetto qua fuori con popcorn e Coca-Cola, quindi. Va bene, m'organizzo, mi ci metto io. Saresti perfetta, Martina. Siamo già lì, eccolo Mike, l'ha detto, l'ha detto. No, chiaro. Senti, ma a proposito allora del torneo, però, poi, volevo far vedere un attimo un video che non è altro che un trailer della nuova mappa di Call of Duty, che è stato aggiornato recentemente, no? Come immagino Lucy ben sappia, anche se, vabbè, parlando prima abbiamo detto che
Insomma, ha avuto altro, qualcosina altro da fare in questi giorni, vero? Sì, sì, sì. Però, bene o male, di dare uno sguardo? Sì, sì. E se non l'hai fatto tu, adesso con, ovviamente, rispettando sempre i potentissimi mezzi tecnici e tecnologici messi a disposizione dalla nostra produzione, cercheremo di far vedere il trailer della mappa. Nel frattempo, sei pronta per castare il torneo di Warzone? Che sennò certo. Poi ti trovi le frotte dei bimbi delusi qua fuori che... Sì, no, dopo rimangono proprio delusi. Esatto, delusi. Ce no, l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo, Mattia. Rimangono. Questo è il titolo dell'articolo. Esatto, esatto. Eccola la trailer. Mappa. C'è una bomba che esplode e scoppia tutto, Lucy. Che vuol dire questa nuclearizzazione della mappa di Warzone? Cambia mappa, che cambia la mappa, quindi finalmente un po' di una ventata d'aria fresca. Beh, una ventata d'aria fresca che però ci porta indietro, capito bene, in qualche okay. modo. Sì, quindi siamo tornati indietro. Beh, non so, c'è stato un 1984 all'inizio, insomma, come se un disastro nucleare. Una cosa orwelliana. Sì, sì, io lo vedo adesso per la prima volta perché sono un ignorante, insomma, e non ho problemi ad ammetterlo, però vedo delle cose fighissime in questo momento. Sì, madonna, veramente. Guarda, mi è venuta voglia di giocarci anche a me. Hai Lucy che può insegnarti, Marta. Sì, ho bisogno di ripetere. Vabbè, sparare sì, dai, qualcosina si può fare. Ma guarda, almeno uno si sfoga pure, ci smette la sera tutte le cose del giorno e si spara a tutti. Esatto. Comunque questa è la mappa che giocheremo e che commenterai nel torneo di Atleta League. Sì, sì, sì. Quindi prepariamoci a vedere crateri... A vederne delle belle. Guarda questo. Esatto. Sono fomentatissimo. Bellissimo. Cosa è successo qua? No, in chat dicevo che è successo. Le lacrime, qualcuno piange, qualcuno si commuove. Ah, si stanno commuovendo all'idea di vederti, capito? Madonna, ma addirittura ho letto una domanda. Cosa si prova, come ci si sente ad essere Lucy? No, ma non esageriamo. Beh, ti adorano. Stanno andando oltre. Vabbè, ma quali sono i tuoi cosa tu adesso è da un anno, no, che fai questo, che sei streamer, insomma, che ti sei addentrata in questo mondo. Vuoi farlo diventare, è già diventato un lavoro, vuoi farlo diventare, insomma, vuoi come dire, consolidare, no, questo ruolo, immagino. Che progetti hai prossimi? Qual è l'obiettivo adesso prossimo? Ma principalmente l'obiettivo è quello di allargare sempre di più la community, portare appunto altri FPS, altri giochi, altri contenuti e farmi conoscere sempre di più. E poi proprio l'obiettivo finale non lo dico perché non si sa mai, quindi ok, per scaramanzia non lo dico. però il mio massimo è tra amici, qua ci stanno tutti i bimbi delusi, li vuoi lasciare delusi, non va bene, però vuoi tenere no, mi piacerebbe in futuro rappresentare la ragazza gamer proprio Lucy, comunque poi mai dire mai, poi magari va tutto a rotoli, per questo non le dico ste robe perché non si sa mai, però ecco, il mio possibile, una cosa che mi piacerebbe è questa, insomma. Beh, già se sei sulla buona strada, sei un po' l'emblema appunto della figura femminile, poi alla fine sei un po' pioniera, no? Soprattutto per appunto i numeri che crei. E poi sicuramente come prossimissimo obiettivo castare il torneo di Atleta League, intanto, quindi diciamo già ce l'abbiamo uno subito. Uno sì, vicino, sì. Qua qualcuno chiede, è vero che Lucy ha fatto un tutorial in live di come si monta una sedia, ma invece prima parlavano di tutorial per mettere l'eyeliner, anche quello, guarda, avvertimi se lo fai perché 28 anni è andata a mettere. Lucy potrebbe aprire un canale di tutorial a questo punto. A questo punto sì, Lucy che tutto fa, noi abbiamo il nostro regista Mattia che tutto vede e tutto tocca e Lucy che tutto sta fa tutto. Tutto fa e tutto insegna. Sì, vi insegna a sparare, vi
insegna a mettervi l'eyeliner, vi insegna a montare le sedie da gaming. No, quella no, abbiamo qualche problemino di percorso. È una completa. Io ho un'ultimissima domanda. Twitch rappresenta, secondo te, un'evoluzione della televisione, posto che dà l'opportunità a chiunque, fondamentalmente, di avere come se tutti i mini Mediaset, cioè tutti i mini canali, sì, sì, fondamentalmente, sì, no? E secondo te rappresenta un po' il futuro, cioè si stabilizzerà, secondo diventerà sì, sempre di più? Secondo me sì, semplicemente perché a differenza di una televisione, diciamo, la televisione mette lo spettatore in modo, in una situazione, in una posizione passiva, quindi guarda e basta, non può interagire col contenuto, può solo unicamente guardarlo. Twitch dà la possibilità di interagire allo spettatore, quindi è attivo lo spettatore se vuole, quindi può interagire, può modificare alcune dinamiche, può prendere parte di questi contenuti e quindi sì, anzi, secondo me crescerà sempre di più e la TV pian piano verrà, secondo me, abbandonata. Io per dire, in casa non ho la TV e non mi manca. Ah, quindi si ritorna, sì. Prima non si aveva la TV perché non c'era proprio, poi la TV perché ha avuto... si faceva altro per intrattenersi. Un sacco vabbè, di mo, basta adesso però oggi questa intervista no, sta vero, prendendo dei toni che insomma che si facevano i puzzle, si addama, si giocava e quindi poi non c'era quindi questa TV in casa. Beh, poi c'è stata, adesso abbiamo delle bellissime televisioni, ma tornerà a non esserci perché ci sarà il computer, insomma lo smartphone, ci sarà la piattaforma Twitch, esatto. Anch'io la vedo come te, penso che effettivamente andrà, o ci sarà Twitch sulla televisione a un certo punto, anzi già ci sì, con le smart TV così proprio quelle serie, esatto, 7, serie 8 si può già avere. Quindi, beh, wow, Twitch. A proposito di interazione con il pubblico, però abbiamo, esatto, subito da ringraziare probabilmente uno dei bimbi di Mike. Mike, lo conosci un certo Mike, Lucy? Sì, Mike sì, è quello sì, con cui io mi trovavo sempre d'accordo, il grande Mike che ringraziamo per il sub. Ah, perfetto, vedi, allora, se Mike, se vai d'accordo, cioè, o meglio, se Martina è d'accordo con te... Cioè, vuol dire che praticamente sei un grande, esatto, sei un grande, sei sulla strada per il successo. Sì, non ti dico la presidenza della Repubblica, però quasi, quella del Consiglio, io quella della Repubblica. Vai. Bene, forse Martina, io quella della Repubblica perché sarò sicuramente più vecchia o del mondo. Ma de più, de de più, più, de più. Andiamo de più. Ok, quindi comunque grazie. E Mike for President, benissimo, comunque è vero, è bellissimo questo aspetto dell'interazione, è proprio una peculiarità di Twitch veramente interessante, oltre che divertente poi alla fine, permette, sì, è vero, di creare una community assolutamente valida, reale, insomma. Sì, ma non solo per i contenuti che qualche, lo streamer può fare, può mettere sul proprio canale, ma quando poi lo streamer, come l'esempio di Lucy, per esempio, e acquista, diciamo, un valore nel proprio mondo, nel proprio contesto, diventa un punto di riferimento per, certo, per quella community, no? Quindi, ad esempio, Lucy ha partecipato all'anteprima, se non sbaglio, della nuova season di Apex, invece. Sì. E, mm-hmm, e questo ti ha dato modo in qualche modo di dare qualche anticipazione ai tuoi utenti, ai tuoi follower, che quindi a quel punto la recepiscono, ti recepiscono proprio come un punto di riferimento anche, sì, per, sì, sì, informarsi del proprio gioco. Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Ma mi è capitato spesso magari di anche solo magari di parlare di un gioco, di qualcosa, e spesso la mia community mi ha seguito per dire, ho iniziato a giocare, la butto lì, a Valorant, molti l'hanno scaricato e si sono messi anche loro a giocarlo, magari ho portato COD e anche lì molti hanno detto ci facciamo due game, quindi mi piace il fatto che seguano molto quello che magari gli consiglio, anche perché in massima sono la tipa che se mi piace fare una cosa la faccio, se no non la faccio, quindi si fidano di quello che dico, di quello che consiglio, e spesso e volentieri le seguono abbastanza, quindi sì, è bello. Ma qual è la frequenza delle tue live? Cioè tu vai live ogni giorno. Quindi c'è un appuntamento, sì, fisso, quotidiano, sì, sì, il presente di Barbara D'Urso praticamente. Sì, alle 10 di mattina un po' di tutti vattaggio sopra. Sì, al PC. Alle 10 di mattina.
sì. Ma l'età media degli utenti? Queste sono... Ma in realtà è veramente... È tanto varia in realtà, ma proprio tanto, nel senso, siccome dai 14 a, non so neanche dirti, 40, 35, ah, media. Ma un bel bacino d'utenza, è molto sì, ampio. Sì, tantissimo, tantissimo. Ci sono proprio adulti, come ragazzi della mia età o più grandi, ragazzini anche più piccoli. Solo Emi dice, io ho 8 anni invece... dottor Frigno, non so, ci sono i vecchi come me, quindi chissà lui che intende. No, vabbè, solo Emi non ha, non penso abbia 8 anni. Comunque sì, cioè, sì, hanno età. Vabbè, no, che, vabbè, Martina è la vittima preferita dei troll. Ah, cosa? Si pensa dei troll. Oddio, l'avevamo. Vabbè, no, no, ok, capisco benissimo. Vabbè, sì, perché sono ingenua, non credo a tutto. Sono una Frigno, sono una... Vabbè. Comunque, Frigno ha 15 anni, quindi come dicevi te, si parte dai 14. Ma adesso Mike mi starà dicendo la verità o no? Sì, dice, Mike, sì. Mike, sì. Mike, sì, Mike, sì, di Mike, sì, Mike ci si può affidare perché infatti era il mio complice. Ok, puoi fidare di Mike. Sì, esatto. Fidati di Mike come mini presidente del consiglio. Io sono Mattarella e lui è Draghi. Va bene, va bene. Comunque, è stata una bellissima conversazione. Sì, sì, ci avviciniamo alla conclusione perché poi Lucy ha da fare per la sua, proprio per la sua, per il suo canale, per il suo canale e per la sua community, esatto, a cui a questo punto ci siamo affezionati anche noi praticamente tantissimo, siamo, veramente siamo la succursale dei bimbi di Lucy sostanzialmente. Esatto, quando non c'è Lucy venite da noi che trovate me, se va contentato. Vabbè, male me va comunque, dai, alla fine non sono antipatica, non parlerò di i games, no, visto. Però ci si fa un brodo buonissimo. Che, ma, boh, io sono pure la favorita delle battute, non solo dei trolls, ma pure di tutta la redazione di Atleta News. Comunque, Atleta League. E volevi dire qualcosa, Giulio? Sì, no, volevo dire qualcosa perché, a parte il brodo, a parte prenderti in giro, ma poi io scherzo, piacere, ovviamente. No. So che ti fa piacere, Martina, che io ti prenda in giro. E, però, proprio a proposito di Apex, Lucy, prima di abbandonarci, puoi darci anche a noi qualche piccola anticipazione, due o tre cose che ti sono proprio ti hanno entusiasmato un po' di questa nuova patch? Allora, sicuramente la prima cosa è che ci sarà una nuova modalità arena, quindi 3v3 su Apex. È sempre stato un battle royale come Warzone e ora hanno implementato appunto una nuova modalità 3v3, quindi sono super gasata di provare questa nuova modalità. E poi ci sarà anche un nuovo personaggio pazzesco che volerà con un jetpack, cosa che per ora non c'era su Apex, e quindi sono molto gasata. Non vedo l'ora di provarla con tutti. Io l'ho già provata, ma non vedo l'ora che gli altri la provino, perché è stupenda. Stupenda. E poi? È la terza. Qualcos'altro? Esatto, beh sì, esatto, lui te l'aveva chiesto tre. Tre, giusto, cavolo, è vero. Allora, la terza è che finalmente tornerà la mia mappa preferita, che avevamo tolto questa stagione. Tornerà la mia mappa preferita, che è World's Edge. Non sai se in questo filmato si vede, forse. Non so, comunque tornerà la mia mappa preferita e tutti saranno contentissimi, perché non ne possiamo più della mappa vecchia che c'è stata fino adesso. Vogliamo un po' di cambiamenti, basta, sempre le solite cose, abbiamo voglia di cose nuove. Di nuovo. Quindi... una ventata d'aria fresca, letteralmente. Dopo un po', le stagioni essendo lunghe, che durano due mesetti, ecco, a lungo andare annoiano, ci vuole qualcosa che cambi, degli eventi, qualcosa di nuovo, se no dopo un po' ci si stufa di giocare sempre allo stesso gioco e magari ci si sposta su altro. Quindi sono super in hype di provare tutte queste novità, tra la nuova leggenda, la mappa che ritorna e questa modalità che letteralmente... crea un altro gioco, perché da Battle Royale si passa a una nuova modalità che è proprio quella arena, che non si è mai vista su Apex. Quindi ormai sarà una bella rivoluzione. Ma quindi se mettiamo Apex nella terza edizione di Atleta League del torneo, vieni a castarlo? A
Taz, volentierissimo. Occhio a quello che dici, perché poi i bimbi impazziscono, già prendono. Ha detto si iscriverebbero tutti, quindi già stiamo organizzando la terza edizione del torneo praticamente. Noi già stiamo organizzando la terza edizione del torneo. Adesso proprio Lucy ci ha dato... Già ci abbiamo messo Apex e già ci abbiamo messo esatto. Lucy praticamente. Esatto. Sì, sì. Bene, perfetto. Mi fa sempre piacere anticiparmi un po' il lavoro. Sì, questo beh, mi ha, tante mi ha portarsi contento. Avanti. Ok, quindi mentre facciamolo in bocca al lupo a Sfal, che dice che finalmente potrà tornare a vincere qualcosa, non tutto, almeno qualcosa, magari proprio con i saggi consigli della maestra Lucy, che se ci stanno i bimbi... Beh, ci sarà pure la maestra, chiaro. Per forza, in qualche modo. Però io avrei concluso con le mie introduzioni, intromissioni moleste. Martina. Ah, benissimo. Sì, sì, sì. Anche io ho concluso invece con tutte le mie curiosità e con Lucy. Quindi per adesso insomma, la possiamo, che dire, la possiamo salutare. La diamo appuntamento, insomma, per quando è che ci sarà Lucy. Con allora, Lucy sarà venerdì 14 maggio. No. Adesso vado a memoria, di solito il mio cervello non è che mi fissa tantissimo. Perfetto, grazie. Ci conferma grazie. La ci maestra. Conferma. E sarà qui, sarà live, sarà a Roma, quindi non vediamo. Quindi vi aspettiamo veramente qua fuori l'ora. Praticamente. Vi aspettiamo tutti qua fuori, Martina con popcorn e Coca-Cola. E cappellino, venerdì 14. Perfetto. Grazie Lucy. Grazie Giulia. Mille e ci rivediamo. A presto, un grazie saluto Lucy, a tutti. Grazie. Ciao a presto, tutti ciao a bimbi tutti. Anche di Giulia. Ciao. Ciao bimbi. Ciao. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao.